Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! In questo video voglio parlare dell'ultimo aggiornamento che ha avuto Call of Duty Black Ops 4. Finalmente Activision e Treyarch hanno pubblicato il nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops 4. Insieme alla mappa Nuketown, che è disponibile in anteprima temporale solo su PlayStation 4, questo aggiornamento ha modificato alcuni aspetti tecnici della modalità zombie. Vi dico subito che pesa quasi 10 GB. Parlando della modalità zombie, finalmente hanno risolto dei vari bug e problemi che potevano causare crash improvvisi. Inoltre, hanno apportato anche delle migliorie al bilanciamento delle armi e degli specialisti. Finalmente hanno ridotto l'effetto flash delle 9 bang e hanno anche aggiunto la possibilità di disattivare questo effetto con la maschera tattica. Una cosa a mio avviso spettacolare è che hanno aggiunto il salto di livello giornaliero, ovvero ogni 24 ore la prima partita del gioco ci farà avanzare di un livello nel mercato nero. Tuttavia ci sono state delle cose che non mi sono piaciute tanto. Allora, Nuketown è disponibile soltanto nella modalità Nuketown, ovviamente sarà una cosa temporale. Infatti se andiamo a vedere tutte le altre modalità, non è presente la mappa Nuketown in nessuna modalità. Quindi o solo Nuketown o niente. Non ho apprezzato il fatto che Nuketown non fosse disponibile nemmeno nelle partite personalizzate. Infatti se andiamo a vedere sono presenti tutte le mappe tranne Nuketown. E non hanno ancora aggiunto la possibilità di giocare al gioco delle armi con i propri amici. Sinceramente spero che aggiungano quanto prima la possibilità di giocare a Nuketown con i propri amici per fare le fantastiche sfide uno contro uno col cecchino e anche la possibilità di giocare al gioco delle armi. Ragazzi, questo era un mio pensiero sulla patch 1.5 di Call of Duty Black Ops 4. Se la pensate come me, o almeno se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questo aggiornamento e soprattutto fatemi sapere se questo gioco vi sta piacendo oppure no. Da Dani è tutto, ci vediamo al prossimo video! Bella ragazzi!